Ciao e benvenuti a Young Maker School, la scuola dei makers. Con i nostri videocorsi insegniamo ai ragazzi dai 7 ai 14 anni a utilizzare le tecnologie di fabbricazione digitale come mezzo per realizzare le proprie idee. Giocattoli stampati in 3D, oggetti in legno con il taglio laser e videogiochi attraverso il coding. Nei nostri videocorsi i ragazzi sviluppano diverse competenze come il problem solving o il pensiero computazionale, intanto costruiscono dei giocattoli e degli oggetti che riceveranno direttamente a casa loro. Il tutto divertendosi e giocando insieme a noi. Oggi siamo qui con Stefania. Ciao Stefi, benvenuta. Ciao Paolo, ciao a tutti. Stefania è la nostra insegnante. Se avete visto qualche nostro video, se avete seguito i corsi insieme ai vostri ragazzi, già la conoscete. E oggi volevo parlare con Stefi di problemi di attenzione, social media e un po' che cosa sta succedendo alla nostra capacità di concentrarci sulle cose, perché stanno succedendo delle cose veramente importanti. Abbiamo scritto un articolo sul nostro blog che cita un pesce rosso. Stefi, spiegaci questa cosa del pesce rosso. Cerchiamo di capire perché il pesce rosso. Siamo partiti da un'indagine condotta nel 2015 da Microsoft e i risultati dimostrano come all'inizio degli anni 2000 la capacità di concentrazione era di 12 secondi. Si è visto che c'è stato un calo netto, perché nel 2013 invece i risultati dimostrano che la capacità di attenzione si è abbassata agli 8 secondi. Per fare un paragone, okay, utilizziamo il pesce rosso, perché il pesce rosso ha una capacità di attenzione di 9 secondi, quindi si capisce il vero problema e del calo dell'attenzione. Può essere che siamo addirittura peggiorati, perché dal 2015 a oggi, insomma, sono passati diversi anni e esatto, l'intensità delle informazioni che riceviamo, il bombardamento a cui siamo sottoposti è aumentato notevolmente, no? Esatto. Quali sono quindi le cause di questo calo? Sicuramente la causa principale va ricercata nel mondo tecnologico in cui viviamo. Siamo continuamente esposti a un sovraccarico di informazioni che riceviamo da ogni parte, social network, internet, applicazioni di vario tipo, e quindi riceviamo veramente tante informazioni. E quando invece poi ci ritroviamo in un mondo offline dove queste informazioni non le abbiamo, subentra la noia, quindi la difficoltà di concentrarsi. Se non siamo continuamente sollecitati, esatto, da appunto queste informazioni che ci arrivano. Tu hai citato le notifiche, no? Diamo qualche consiglio pratico. Gestite le vostre notifiche, soprattutto sugli smartphone. Ci sono vari metodi in impostazione per limitare la possibilità di ogni applicazione di inviare le notifiche. Esatto. Quindi questo è il primo consiglio che mi sentirei di dare alle persone. Sicuramente. E, mi viene da dire che forse si crea un circolo vizioso, no? Più informazioni riceviamo, più ci sembra di essere capaci di trattarle, di gestirle nella nostra attenzione, e più ne vogliamo. Esatto. Però forse questa è un po' un'illusione. Esatto, no? Perché tante informazioni, ma poi cosa succede? Che non riusciamo a concentrarci su una. In questa cosa si parla di attenzione selettiva, ovvero la capacità di concentrarsi su un unico stimolo e farlo bene. Avendo tante informazioni è come se il nostro sistema nervoso perde l'allenamento a concentrarsi su un unico stimolo. Quindi a concentrare il suo potere, mi viene da dire, come una lente di ingrandimento che concentra, no, i raggi solari. Quindi andiamo un po' a smontare questo, no, ci tengo un po' particolarmente a smontare il mito del multitasking, no? Esatto. Quindi in realtà mi sembra di capire che abbiamo l'illusione di avere l'attenzione ben distribuita su tantissime cose, di star facendo molte cose contemporaneamente. In realtà non è proprio così. Esatto, non è proprio così. È come se stessimo perdendo l'allenamento. E a forza di multitasking ci siamo fatti superare in classifica dal pesce rosso. Esatto. Che esatto, l'esempio del pesce rosso spiega bene questo grosso calo che c'è stato negli ultimi anni e che secondo me sta avvenendo ancora adesso. Senti, veniamo un po' nel dettaglio dei ragazzi dai 7 ai 14 anni e andiamo a vedere anche come abbiamo sviluppato le lezioni di Young Maker School, perché esiste una curva dell'attenzione, cioè quando noi assistiamo a una lezione, una spiegazione o qualsiasi contenuto che richieda la nostra attenzione,
c'è insomma una curva ben precisa ed è sempre quella. Esatto, partiamo dal presupposto che l'attenzione non è un processo lineare, ma appunto come dicevi te può essere spiegata da una curva. Ad esempio, visto che la citavi, durante una lezione i ragazzi raggiungono la massima capacità di attenzione dopo 10-15 minuti, poi si verifica un calo. E quindi la curva inizia a scendere e abbiamo un picco finale 10 minuti prima della fine della lezione. Ok, ma su una lezione di che durata? Perché so che anche in relazione all'età questa capacità di durata massima dell'attenzione varia parecchio. Ad esempio, intorno ai 6-7 anni abbiamo una capacità di attenzione che si aggira intorno ai 10-15 minuti. Poi invece intorno ai 15-16 anni arriviamo ai 30-35 minuti, per arrivare invece intorno ai 18-26 anni con il picco massimo e quindi raggiungiamo i 40-45 minuti. Ed è un aspetto che abbiamo preso in considerazione anche quando abbiamo progettato i nostri corsi e quindi abbiamo creato un po' il nostro metodo che si fa appunto al creative learning, che è sì mettere al centro la realizzazione di oggetti concreti, quindi di progetti concreti che appunto poi i ragazzi riceveranno materialmente, esatto, a casa. Ma c'è anche il discorso della durata delle lezioni. Esatto, noi abbiamo deciso di fare delle video lezioni brevi, 10-15 minuti massimo, proprio per sfruttare la loro massima capacità di attenzione. Dentro quella, esatto, quella curva di attenzione che, esatto, insomma, dovremmo ancora avere, no? Esatto. Senti Stefe, abbiamo scritto diversi articoli molto interessanti sul nostro blog, vi invito a dare un occhio sul nostro sito, che parlano anche di insomma, quali sono i fattori che ci rubano costantemente, minuto per minuto, durante le nostre giornate, l'attenzione, che sono appunto, li abbiamo chiamati i cavalieri dell'apocalisse, le notifiche, i like, gli scroll continui delle bacheche dei social, per esempio. E poi abbiamo fatto anche un approfondimento un po' più verticale sui singoli social network e andiamo a vedere nei prossimi video quali sono i meccanismi che ogni social network adotta per andare a grattare un po' di attenzione dalle nostre giornate. Esatto, quindi vi consiglio di leggere gli articoli che sono molto interessanti, anche perché questi argomenti sono fonte di preoccupazione per tutti i genitori al giorno d'oggi. Ok, Stefi, io ti ringrazierei per oggi, grazie mille, grazie per questo te, approfondimento. E vi invito a continuare a seguirci sui nostri canali, sul blog o attraverso questi video che trovate su YouTube. Iscrivetevi al canale, metteteci un commento se vi va di trattare qualche argomento, avete qualche domanda insieme a noi, e buttate un occhio soprattutto ai corsi di Young Maker School. Da Young Maker School è tutto per oggi, al prossimo video. Ciao! Ciao!